Ciao ragazzi, oggi ottime notizie. Ci stiamo dirigendo al Dolomiti Paganella Bike. Splende il sole, ma non in Paganella. Oggi ti porto al parco giochi. Bici caricate alla vecchia maniera, quindi ammassate. Era da veramente tanto tempo, ragazzi, che non saliva un amico in furgone per dirigerci a un bike park. Quindi mascherina alla mano e finalmente si fa un viaggio in compagnia. Hello! Hola. Disinfettanti presenti a tutte le biglietterie. Siete contenti che siamo tornati? Siamo contentissimi. Grande. Apre il circo in Paganella. Abbiamo anche i tre builder oggi che girano. Attualmente non c'è molta coda, per fortuna, ma le misure adottate sono transenne per permettere di creare code molto lunghe e poter mantenere il distanziamento. In tutte le stazioni sono stati messi dei cartelli con informativa Covid in più punti, in maniera tale che sia impossibile non vederli e non essere a conoscenza di come comportarsi. Sulle seggiovie si può salire anche in quattro, l'importante è tenere la mascherina. Finalmente, ragazzi, la giornata è un po' nuvolosa, ma l'importante è che non piova. Siamo partiti dall'impianto di Fai della Paganella, quindi la Fai Zone. Qui è obbligatorio tenere la mascherina se si sale in più di una persona sulla seggiovia, ma se si sale da soli, come sono io adesso, è possibile togliersela. Quindi direi che per adesso questo Covid non sta interferendo col divertimento della nostra giornata. Quella. Dici e subito nel piazzale. Adesso magari. Comunque, questo casco senza visiera è inguardabile. Come inguardabile? Stefano o Marco devi. Avere un gemello crea disguidi, crea scompigli. Pronti per fare il primo trail? Siamo ritornati. Come primo trail direi che ci scaldiamo su una bella Peter Pan Flow Trail della Fai Zone. Che bello! Ci ricordiamo come si va in bici? A colpi. In realtà questo bagnatino tiene. Vuole! Wow! Double! Primo giro, Matteo sul drop grosso e io sul medio. Bene, te? Dai, bene, sei arrivato. Basta. Ragazzi, vi chiedo per cortesia di mettere la mascherina e stare un filo distanti in modo da non ammassarvi tutti. Lei legna, ragazzi, la fantastica ragazza della nostra MTB Academy. Il medio butta il suo rispetto agli altri anni. A te? Anche il piccolo. Infatti è carino il medio così. Taglio! Taglio! Chirurgico! Grande. Chirurgico! Chirurgico! Calmo! Ecco qua il nostro bike patrol. Cos'è il tuo compito oggi, Manuel? Fermare la gente che non ha le mascherine, farla indossare, così rispettiamo tutti la sicurezza e stiamo tutti bene.
bisogna tenere le distanze, sennò qui succede un casino. Com'è la gente? Sì, dai, sono un po' bravini oggi. Sono bravini. Buona giornata intanto. Anche a te. Dopo aver fatto qualche giretto nella Fight Zone, adesso abbiamo deciso di portarci nella Andalo Zone. Lo facciamo tramite il famosissimo Ribs Trail, un nome che si è guadagnato, vi lascio immaginare come. Una cosa di cui sono contento è che le misure adottate dagli impianti non hanno rallentato le ascese. Unica cosa, si crea una coda nettamente più lunga per via del distanziamento che bisogna mantenere. Però al di là di quello la scorrevolezza c'è tutta. Le cose funzionano a meraviglia. Come molti di voi già sanno, faccio parte della Paganella Bike Academy, scuola della Federazione Ciclistica Italiana con sede ad Andalo. Ci tenevamo ad informarvi che siamo assolutamente operativi con tutte le attività di lezioni private, lezioni anche di gruppo, adottando assolutamente tutte le giuste precauzioni che ci sono anche state raccomandate dalla Federazione e dal CONI. Come potete immaginare, la bici ha già un distanziamento tra una persona e l'altra, mascherina quando sei in gruppo, quindi super operativi. Poi vi porterò a fare un giro al Trail Center, una struttura in cui sono presenti due pump track, una skill'area, negozio, noleggio e chiaramente info point, dove prendere qualunque tipo di informazioni sia per i corsi mountain bike che per il noleggio. Il temuto Ribs Trail con un bel annuncio di pioggerellina. Veloci. Copiare le linee del meteo, eh? Ecco ad Andalo come hanno gestito le code. Hanno creato delle transenne anche qui a serpentina in maniera tale da poter stare tutti belli distanziati. E anche qui ci sono chiaramente le tabelle informative. Massimo 5 persone per cabino via, con finestrini aperti e mascherina indossata. Sì. Abbiamo incontrato Luca D'Angelo, direttore dell'APT dell'Altopiano della Paganella. Chiediamogli com'è andata questa prima giornata di apertura. Ciao a tutti ragazzi. Beh, direi che è andata molto bene, il tempo non perfetto, ma tutte le procedure che abbiamo messo in atto per gestire ovviamente il tema della sicurezza hanno funzionato, ci hanno permesso anche di prendere le misure. I trail sono straordinari, quindi vi aspettiamo per i prossimi weekend. Vi ricordo, prossimo weekend aperto, sabato e domenica, dal 20, tutti i giorni, tutti gli impianti, quindi possiamo sbizzarrirci. Una cosa che mi fa molto piacere è vedere anche Luca che gira in mountain bike, quindi siamo proprio nell'ambiente mountain bike sotto tutti gli aspetti. Grazie, Steve. Abbiamo avuto anche la prima foratura di stagione. No, no, non sta a dirti a forata, che non è vero. Senti? Senti? Ma no, è andata giù anche dietro. Ma quella adesso, mona. Esperimento riuscito. Camera d'aria da 29 dentro una ruota da 26. Funziona. Le 26 ancora. Sulla Willy Wonka qualcosa è andato storto. Ai ai.
struttura nuovissima presente ad Andalo in località Andalo Life. Sono presenti due pump track, una skill area, noleggio di bici esterno e il negozio di biciclette Danger Zone, nel quale è possibile effettuare qualunque tipo di riparazione e noleggiare bici. Anche in queste strutture è presente il gel sanificante. Siamo qui con Elia, meccanico del negozio Danger Zone, che tenterà di aggiustare la bici di Marco. Esatto. Come sta andando Elia con queste misure anti-Covid? Ci vuole solo un po' di più da fuori le bici, eccetera, però si fa, è fattibile. Ecco, i tempi di attesa sono un attimo più lunghi magari? Sì, soprattutto per il noleggio. Okay. Per l'officina alla fine siamo lì. Per il noleggio il consiglio che ti senti dare è di arrivare un po' in anticipo magari? Esatto, comunque avere pazienza, nel senso che più di tot bici al momento non si riescono a servire, quindi tempo di pulirle tutto, però state tranquilli che le bici vengono igienizzate sia prima che dopo. Grazie Elia. Prego. È riparabile questa bici? Ma io penso che qua bisogna sostituire bici. Come avete visto, sono state prese tutte le misure necessarie per poterci lasciare divertire in sicurezza. Noi concludiamo la nostra giornata con qualche giro in pump track. Non mi resta che salutarvi e dirvi di venire a trovarci qui alla Dolomiti Paganella Bike Area. Ciao ragazzi!